poi Victor ne fece di papere più con le mani che coi piedi, poi fece una paratona fantastica su Harry a Parigi in contropiede, Harry gli tirò sul piede, poi per fortuna lui la parò col piede perché perdevamo 1-0, se fa quel gol l'Arsenal va 2-0, arrivederci Coppa Campioni. Poi arriva a proposito di Coppa Campioni, lui ovviamente non è stato proprio il trascinatore Valdés, però ne ha vinte 3 su 5, sì, ovviamente. Io però voglio ricordare a chi, come Sergio diceva prima, insomma, si è scagliato anche di questi giovani ragazzi che vivono il Barça e il barcellonismo attuale. Che noi siamo sempre giovani, però lo chiediamo lo stesso. Io ero testimone di quel passaggio di Victor in quegli anni. E quegli anni, oltre all'inizio di stagione, che la cantilena era evviva, abbiamo il portiere Canterano. Poi evviva il portiere Canterano, non va bene. Avevamo anche Pinto, abbiamo fatto qualche, aspetta, però io sto parlando di Pinto ancora sto parlando del 2003, 2004, sì, 2005. Sì. Ecco, quindi Victor se l'è conquistato, ma se l'è conquistato perché comunque a un certo punto i tifosi l'hanno sostenuto, cosa che bisognerebbe fare con Ter Stegen. Poi la spartiacque arriva Peppe vuole più giocare che Rijkaard con i piedi, e lì Sergio ricordava, ci fa perdere un derby l'anno del triplete 0-2 al Camp Nou con le spagnole, io lo ricordo perché c'è stavo, e Vittorio dire addosso all'attaccante del, non mi ricordo chi fosse, all'attaccante del gli passa proprio la palla all'attaccante delle spagnole che segna, e perdiamo quel derby 2-0 l'anno del triplete 2008-2009, e fa degli errori grossolani a Madrid quella partita che poi lo vinciamo 3-2, dopo 32 secondi segna 32 secondi segna Benzema su un passaggio indietro di Piquet, lui cicca il pallone, lo fa un po' come quello ha fatto Ter Stegen con Busquets, e poi palla recambola va dentro a Benzema, cioè poi no, abbiamo detto dopo il gol, però non mi sembra il gol identico contro il che ha preso Ter Stegen, l'ha fatto Victor Valdés, se ti ricordi, contro il Valencia. Bravissimo. L'ha tirata addosso praticamente. Bravo, David Villa, bravo Sergio. Quindi noi non possiamo e non dobbiamo mettere in croce a Ter Stegen. Va criticato laddove va criticato. Però io vorrei che le cose fossero ponderate nell'ambito, diciamo, il tifoso faccia il tifoso, il cronista faccia il cronista. Ecco. Insomma, noi siamo tifosi, cerchiamo di non... E sono contento che l'amico Youssef l'ha messo come lui il portiere migliore, Ter Stegen. Però c'è pure da dire, Maxi, che ovviamente Valdés ha fatto tante buone cose, però comunque sia questi errori poi alla lunga, certo, per la sua carriera l'ha pagati, perché nessuno ricorda Valdés come uno dei migliori portieri di tutti i tempi. Certo, sappiamo tutti che è stato un buon portiere, però era un grande Barça. Ecco, non è che il Barcellona vi ha ricordato per le parate Valdés, ragazzi, in particolare. Stiamo in grande ritardo. Allora vi dico soltanto una cosa: un madridista le domanda a un altro, dice: tu sai come si chiamano gli abitanti di San Francisco? Dice l'altro: come vanno a sapere il nome di tutti? Questi madridisti super paletos che girano per il mondo. Scusa, ma vai. Lo so che siamo in ritardo, ma io ho comprato, come sai, il gran dizionario dei giocatori del Barça. Sì. E ho cercato proprio Rüştü Reçber Antalya, il 10 maggio del 73 è nato. Sì. Che ha giocato due stagioni al Barça, giocando 9 partite ufficiali e vincendo un titolo. Esatto. Il titolo era la Coppa Catalunya, ecco, del 2003-2004. Esattamente, bravo Sergio. Allora, andiamo veloci. Sergio, è successo qualcosa di importante oggi in Germania per la palla a mano? Allora, non sai benissimo la mia passione verso le sezioni, soprattutto verso la palla a mano. Stasera hanno giocato in Champions, sì, un'importantissima sfida contro il Flensburg. Importantissimo, perché andare in Germania a giocare è sempre difficile. Esattamente. Già sabato avevano battuto il Kiel, squadra che l'anno scorso li aveva eliminati nei quarti di finale, e stasera hanno dimostrato di essere una grande squadra.
vincendo di un punto, è vero, non è tantissimo, 28-27, contro il Flensburg che aveva vinto la Champions 3 anni fa, quindi è un ottimo affare. Adesso sono a punteggio pieno, hanno 6 punti, passaggio al turno, io non lo vedo in pericolo perché passa una modalità un po' particolare, quella della Champions, molto lunga da spiegare. È andata bene, abbiamo vinto e sono contento. Esatto, siamo tutti. Che mi ha scritto prima, che gli ho scritto, sì. È stato molto duro. Fa sì, sì, è stato molto duro. Vabbè, siamo tutti parlando, felici di questa vittoria. Dimmi, esatto. Parlando velocissimamente della Champions, ricordiamoci che domani debuttano le ragazze a Minsk. Bravo. Bravo, bravo, bravo. E quest'anno puntiamo in alto, con questo squadrone che abbiamo fatto delle ragazze del Barça femminile. Esatto, in campionato sono imbattute dopo 4 gare. Nel weekend che saremo giù, Max, quello sì. Del 20 novembre, ci sarà un big match perché l'Atletico Bilbao è il secondo, terzo in classifica dal punto di esperienza. Ma giocano di domenica, quindi noi riusciamo a vedere tutte e due. Esattamente. Fantastico. Sì, cioè. Io non vado a vedere nulla che non con Sergio Leonetti di qui degli altri sport, che non voglio fare gaffe, non voglio fare gaffe. Allora, ragazzi, velocemente, cominciamo da Fabio Cecchini. Fabio, sei pronto per il tuo Barça de Gala, la plantilla mayor della storia blaugrana? 4-3-3 ovviamente. Cominciamo dai portieri. Allora, il portiere assolutamente Claudio Bravo. Ok. Secondo me il migliore portiere che abbiamo avuto il Barcellona nella storia è Claudio Bravo. Perfetto. Il sostituto, sì. Come l'abbiamo menzionato prima, ma soprattutto per un discorso dei trofei vinti. Per il miglior Barça della storia è Victor Valdés. Perfetto. Terzini destri. E allora i terzini destri assolutamente è Dani Alves. Sì. Dani Alves e Giuliano Belletti per il grandissimo gol che ci ha regalato la seconda Champions della nostra storia. Perfetto. Mi è rimasto talmente nel cuore Giuliano che l'ho voluto mettere per forza. E il terzino sinistro chiaramente Jordi Alba. Sì. E Van Bronckhorst, sì, Giovanni Van Bronckhorst, perché mi è sempre piaciuto tanto, un delizioso sinistro. E poi ripeto, penso che quel Barça di Rijkaard che abbia vinto la Coppa a Parigi abbia dato il via libera al grande Barça, quindi dobbiamo dare i meriti anche a quel Barça che era spettacolare, non era spettacolare come il Barça di Pep, ma cominciava a dettare legge nel mondo. I centrali sono i famosi Puyol e Piquet, certo. I centrali titolari, e i panchinari Ronald Koeman e Mascherano. Okay. Koeman sappiamo tutti chi è, e Mascherano lo viviamo ancora oggi. Mascherano soprattutto l'ho voluto premiare per il cambio di ruolo che ha dovuto subire, che l'ha fatto in maniera perfetta, che l'ha reso grande, l'ha reso immortale, poi pivote il centrocampo, il titolare è rifletto sia Busquets che Xavi Iniesta. I panchinari, se ne vogliamo panchinari così, sono Di Busi, Guardiola, sì. Che è un giocatore diverso ma ugualmente la stessa posizione, di Xavi, Deco, portoghese Deco. E al posto di Iniesta, anche se non hanno bene o male lo stesso ruolo, ma diciamo che il trequartista oggi del Barça è Iniesta, quindi io ci metterei Rivaldo al posto di Iniesta. È un grandissimo Rivaldo che Ronaldinho a centrocampo. Delanteros, sì, attaccanti. Delantero è Messi, Lionel Messi chiaramente, e Luis Nazario da Lima Rolando. Scusate se ha anche giocato un anno solo, ma come dimenticare i 34 gol in Liga, esatto. E che gol. E soprattutto poi Romario e Ronaldinho, e poi Suarez e Cruyff. Ma aspetta, mi però. Dispiace aver lasciato fuori. Sono 4-3, quindi giusto. Cruyff e Suarez.
Cruyff e Suarez? Sì, mi dispiace aver lasciato fuori giocatori come Stoichkov, come anche Michael Laudrup, che secondo me hanno fatto la storia di quel Barça, però o altri come lo stesso Eto'o pure non ha inserito, giusto? Lo stesso Eto'o, sì, sicuramente, però secondo me Suarez è il centravanti più forte che il Barça abbia mai avuto. Quindi ce lo metto, e come ci metto Cruyff, che è il mio giocatore preferito da sempre, il profeta, è colui che ha cambiato il Barça. Perfetto, benissimo, benissimo, va bene, Fabio. Non, non ci ho messo giocatori, scusami, come mi sfugge in diretta il nome di Messi, che ha battuto i gol di Zamora. Zamora in porta. Perché manco l'ho mai visto, mi ricordo come giocava. Quindi. Va bene, allora passiamo velocemente ai Leonetti. Fergio, 4-3-3. Plantiglia, allora, di gala, portieri Zubi, Zorreta, Valdes, Zubi e Victor, e come terzo portiere metto Ramayet. Ma va bene, no aspetta, tu vieni, il terzo portiere non l'abbiamo menzionato. Due. Io te lo dico. Poi il terzo ormai va bene, dai, lo sei. Il terzo ormai per forza Masip. Vabbè, Ramayez, ok. Dani Alves, Ferré. Che è successo? Il Chiati di Zanetto. Allora, mi hai detto, scusa? Dani Ferré. Sì? Dani Ferré. Albert Ferré, sì. Sì. D'altra parte, Abidal e Jordi Alba. E adesso tiro fuori i ricordi per i centrali. Perché è vero che noi abbiamo Piqué, Puyol, sì, e Mascherano, qui sì, c'è una lista lunghissima, Koeman, lunghissima, Couto, Chirischi, vi ricordate? Come no? Ecco, vabbè, io metterei Piqué, Puyol. Lo so che deve tenere fuori Koeman, deve tenere fuori Mascher, è dura, è durissima la situazione. Vabbè, quindi Piqué, Puyol e poi gli altri due? Sì, Piqué, Puyol, Maschi e Koeman, allora. Maschi e Koeman. Anche Rafa Márquez, sì, c'era già. Rafa Márquez, giusto. Ah dai, Mascherano e Ronald Koeman, ok. Però Rafa Márquez è un gradino sotto, dai. Ma sì, certo. Pivote. E Sergio Busquets. Sì. E io metterei Guardiola, è vero che più giocare leggermente più avanzato, però io lo metterei lì, come maestro. Hai fatto caso, Maxi, alcuni sono proprio tantissimo nominati, sì, poi in altri ruoli magari un po' meno. Centrocampisti, quattro centrocampisti. Allora, dopo metterei i quattro centrocampisti. Allora, Xavi, Sergio, Iniesta, ok, metterei Amor, Guardiola, Baquero. Amor e Baquero? Sì. Amor e Baquero. Ok, io sono contento che hai messo Baquero. Ha messo anch'io. Amor no. Però Amor ha dato tanto al Barcellona, proprio tantissimo. Tanto. Poi mi ricordo quando era andato alla Fiorentina, ti ricordi, Maxi? Sì. A loro carriera. Sì, carriera, proprio arrivato. Delantero, attaccanti, me ne devi dare sei. Sì. Sono due per parte dei tre. Te ne darei anche di più. Allora, te li do in ordine sparso, eh? Sì. Leo, Suarez. Messi. Suarez. Esatto, Messi. Suarez, Ronaldinho. Sì. Ronaldo. Sì. Romario. Sì, e basta. No, due, quattro, sì. Un altro, Romario. E dopo io metterei Cruyff. E basta. E Diego Armando. Ma infatti, vabbè, non è più e no, Messi, Suarez, Ronaldinho, Ronaldo, Romario e Cruyff. Sono le stesse linee hai davanti, dura su quello. Mi sono perso. E ti sei perso. Va bene. Allora, ricapitolando, Sergio Lonetti, 4-3-3, Zubi e Victor, Ramayez in panchina, terzo. Dani Alves, sì, e Ferrer, Abidal e Jordi Alba, Piqué, Puyol, Mascherano e Ronald Koeman.
Busquets, Pepe Guardiola, Xavi, Iniesta, Amor e Baguero, Delanteros, Messi e il Charrua Suarez.